sono stato nel futuro, una cosa terribile. Un virus conosciuto, morti dappertutto. Guarda, la gente muore a migliaia, tutti chiusi in casa, il lavoro è fermo, una cosa brutta, molto. Che brutta storia. Si può fare qualcosa? Uno strazio. Sembra che non ci sia un rimedio, sai, un antidoto forse c'è, ma in mano a mercanti senza scrupolo. È una donna, sta morendo, sta andando alla pietra parcellara. Mando due agenti a prendere la tipa. Dai, vieni con me, che la interroghiamo. La tipa è malata. Possiamo testare l'antidoto. Dai che salviamo delle vite. Esatto, abbiamo il vantaggio del tempo. Recuperiamo l'antidoto del virus e salveremo migliaia di vite. Dai, che ce la faremo. Fermati! Stop! Sei malata! Ti disarmo! Io sto bene. Tu mi disarmi? Fammi vedere, bello! Guarda che ti faccio! Ah, li mortacci! Cazzo, che male! Ah, che male! Che male! Aia! Bastardo, che male! Mi fa male! Ora vediamo quanto sei malata. Lo sai che il virus che arriverà farà molte vittime? L'antidoto che hai con te può salvare molte vite, anche la tua, sai? Sei spacciata. Il virus non ti lascerà scampo. Cosa? Cosa cavolo stai dicendo? L'antidoto. Dove e a chi lo stavi portando? Parla, devi parlare. Per il bene della gente che morirà senza la cura. Lo sai che moriranno milioni di persone. Dicci dove trovare altro antidoto. Non è uno scherzo. Allora è finita per tutti. Cavolo! È tutto vero. Vogliamo salvarti la vita. Con l'antidoto ti salveremo. Però tu ce lo devi dire. Lo vogliono per loro. Vogliono l'esclusiva. Loro. Vogliono uccidere tutti. Dobbiamo impedire ad ogni costo che i potenti ne vengano in possesso. Vogliono il monopolio per comandare il mondo. Aiutatemi. Vi darò tutti i nomi. Aiutatemi! Barbie, prendi l'antidoto. Tutta questa storia mi ha lasciato di stucco. Voglio aiutarvi. Non sono mica un'assassina io. Cavolo! Ah! Commissario! Commissario! Hanno rubato l'antidoto! Commissario, di là, presto! Andate, andate, di là, presto!
chi è? Caro il mio ragazzo. Sì, è Ram. Ah, eccolo, eccolo. Vado anch'io. Sei sicuro? Certo, certo che sono sicuro. Guarda che Ram è andato in India, Vado anch'io. Non lo posso lasciare andare. Ok. Ci fanno pure i serial sulla pandemia. Ma qui la cosa è seria. Qui la gente sta morendo. Davvero. Mica per finta. Ci sei arrivato. Ma bravo. La senti anche tu. Il rumore della morte. Questo è il 25esimo oggi. Stanno morendo come mosche. Non è un sogno, è tutto vero. Tu chi sei? Cosa vuoi da me? Io voglio aiutarti. Mi chiamo Attilia. Qui il gioco si fa duro. Devi fare la tua parte. Che dici? Ci chiudono in casa. Non puoi farci nulla. Devi capire che è l'unica cosa da fare in questo momento. Devi capire ancora. Pensaci bene. Magari fosse tutto così semplice. Tu non lo sai che sono solo come un cane. Non ho nessuno con cui parlare, con cui confidarmi. Chiuso è la fine. La vita a volte ti mette davanti a prove epocali, a cose inimmaginabili. Qui viene il bello, ma devi trovare la forza. Non puoi non vedere che ci sono persone che ti stanno aiutando e lo fanno con amore. Ma chi? Medici, infermieri, tutti quelli che stanno lavorando per risolvere questa situazione difficile. Ma non lo capisci che di fronte a questo dramma è fondamentale non mollare di un centimetro. Devi trovare dentro di te un pensiero di resistenza. Devi resistere alle paure, quelle che ti crescono dentro in questo momento di incertezza. Devi avere fiducia negli altri, è fondamentale. Ma devo credere che finirà presto? Quando finirà, sai, nessuno lo può ancora sapere. Per questo devi essere forte e avere pazienza. Capito? Non hai alternativa. Non sei l'unico a sentirti solo, sai. Donne e uomini come te in questi momenti stanno passando e sentendo quello che provi tu. L'emergenza ci accomuna tutti, tutti nella stessa barca, tutti a casa. Fattene una ragione, cerca di fare qualcosa a casa. Chiama qualcuno. Ma io non so proprio chi dovrei chiamare. E adesso dovrei chiamare delle persone così a caso? E perché non dovresti? Avrai qualcuno che non senti da molto. Un vecchio amico. Tu ce l'hai la forza dentro, sai? Dai! Se chiami qualcuno magari lo tiri su di morale. Persone sole, come te, che se ricevono una telefonata di conforto, si sentiranno meno abbandonate. Potresti aiutarli, ricordare loro le risate insieme a Milano. Le serate in giro, le ricordi? A caccia di ragazze. Devi trovare lo stimolo,
Organizzati a casa, puoi fare quello che vuoi. Puoi organizzarti mettendo in ordine le vecchie fotografie, per esempio, oppure fare dei filmati con delle vecchie immagini, per poi condividerli con i tuoi vecchi amici di un tempo, ricordando tutti insieme. Lo sai cosa devi fare? Avere cura di tutti. Usare sempre il vero amore. Sì, che bello che sarebbe. Ricontattare i vecchi amici. Montare un video dove ognuno avrà un pezzo della sua storia. Dai, riusciremo anche questa volta ad essere uniti per sempre. Noi ce la faremo.